Ciao a tutti, io sono Ol, siete su The Breakfast Bug e con me ci sarà Smois. Sono vestito come un pinguino per un motivo abbastanza semplice, volevo vestirmi da pinguino e poi perché dobbiamo in qualche modo festeggiare la tazza d'oro 2016. Ma dato che non voglio portarvi via altro tempo, partiamo subito con le nomination. Breakfast! Assassin's Creed Chronicles. I Am Setsuna. Root Letter. Valkyrie Drive Bikuni. World of Final Fantasy. Ed il premio come miglior gioco PS Vita va a World of Final Fantasy. Breakfast! Don't Starve. Lara Croft Guardians of Light. Patchwork. Pokémon Go. Super Mario Run. E il premio per il miglior gioco mobile va a Super Mario Run. Breakfast! Dragon Quest 7. Fire Emblem Fates. Monster Hunter Generations. Pokémon Sole e Luna. Super Mario Maker 3DS. E il miglior gioco dell'anno per 3DS va Pokémon Sole e Luna. Breakfast! Paper Mario Color Splash. Pokken Tournament. Star Fox Zero. The Legend of Zelda Twilight Princess. Tokyo Mirage Session FA. E il premio come miglior gioco Wii U va a The Legend of Zelda Twilight Princess. Breakfast! Final Fantasy XV. Overwatch. Ratchet & Clank. Uncharted 4. XCOM 2. E il miglior gioco per PS4 del 2016 va ad Uncharted 4. Breakfast! Final Fantasy XV. Forza Horizon 3. Overwatch. Quantum Break. Record. E il premio come miglior gioco Xbox One va a Forza Horizon 3. Breakfast! Civilization 6. Overwatch. Stardew Valley. Stellaris. XCOM 2. Ed il miglior gioco per PC del 2016 è Overwatch. Nintendo Switch. No Man's Sky. Overwatch.
Red Dead Redemption 2, Breath of the Wild. Miglior campagna mediatica va a Overwatch. Breakfast! Call of Duty Infinity Warfare, Nintendo Switch, No Man's Sky, PlayStation VR, Titanfall 2. E la peggior campagna mediatica del 2016, secondo noi, va a No Man's Sky. Breakfast! Civilization 6, Final Fantasy 15, No Man's Sky, Stardew Valley, The Witcher 3 Blood and Wine. E il premio come miglior sonoro e musiche va a Final Fantasy 15. Breakfast! Final Fantasy 15, Gears of War 4, Overwatch, The Witcher 3 Blood and Wine, Uncharted 4. E il premio per la miglior grafica del 2016 va a The Witcher 3 Blood and Wine. Breakfast! Final Fantasy 15, Quantum Break, Record, The Witcher 3 Blood and Wine, Uncharted 4. E il premio come miglior storia e narrativa va a The Witcher 3 Blood and Wine. Battlefield 1, Call of Duty Infinity Warfare, Gears of War 4, Overwatch, Titanfall 2. E il miglior gioco per la categoria multiplayer 2016 va a Overwatch. Breakfast! Dark Souls 3, Forza Horizon 3, Overwatch, Record, Uncharted 4. E il premio come miglior gameplay viene assegnato a Overwatch. Breakfast! Battleborn, Football Manager 2017, No Man's Sky, Record, The Division. E la peggior delusione videoludica del 2016 va a No Man's Sky. Breakfast! Blizzard, CD Projekt Red, Concerned Ape,
Nintendo, Square Enix. Il premio di miglior software house a CD Projekt Red. Breakfast. Civilization 6. Dishonored 2. Final Fantasy 15. Overwatch. Quantum Break. Stardew Valley. Uncharted 4. XCOM 2. Ed il gioco dell'anno 2016, vincitore della tazza d'oro, va a Overwatch. Passiamo ora all'estrazione del fortunato vincitore di una Bubblehead tra quelli che hanno votato la tazza d'oro. Estrarrò adesso, in questo momento, l'email del malcapitato che riceverà una mia comunicazione privata. Per selezionare il nome del vincitore uso questo sito, che è il primo che ho trovato su Google, Mini Web Tool, che ti permette di avere la selezione automatica randomica di un nome a caso di una lista. La lista è quella delle email che ho collezionato durante il sondaggio, quindi tutte le mail, ho tolto solamente la mia perché non mi sembra il caso di vincere da solo quello che sto mettendo in palio. Per privacy toglierò in montaggio la visualizzazione completa delle mail. Ora l'ho copiata, spingo questo magico bottone e con questo scopriremo chi sarà il vincitore della Bubblehead. Questa email, che io vedo voi no, appartiene a la Freccia Blu. Congratulazioni, Freccia! Eccoci arrivati alla fine di tutte le categorie, spero che i giochi che abbiamo votato, che hanno vinto, vi siano piaciuti. Il 2017 è già partito molto bene. Credo che l'anno prossimo arriveremo a delle votazioni estremamente interessanti. Non fosse altro che dovremo aggiungere una categoria, perché abbiamo una nuova console, e chissà cosa succederà. A breve ci sarà l'E3 2017 e credo che da lì capiremo come andrà a finire quest'anno e quali altre novità vi saranno, in particolare in casa Microsoft. Avremo forse un'altra console in più nel 2017 con Scorpio? Chi lo sa, lo sapremo fra qualche giorno. Intanto, con la tazza d'oro vi diamo appuntamento al 2018, sempre sul gruppo di The Breakfast Bug, dove potrete votare per le categorie, come quest'anno. Un buon 2017, soprattutto un buon 2017 di gioco, e divertitevi. Alla prossima!